Buongiorno Filippo Diodovic dalla sala operativa di G. Oggi è il grande giorno della Federal Reserve. I mercati sono infatti in forte attesa per le azioni che saranno comunicate in serata da parte della principale banca centrale mondiale. Lo scenario altamente probabile è quello di una scelta da parte della commissione operativa della Fed, il FOMC, di tagliare i tassi di interesse negli Stati Uniti per la prima volta in 2 anni di 25 punti base, dal range 2,25-2,50% alla nuova forchetta pari al 2,25%. Una decisione che deluderebbe notevolmente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha fortemente richiesto una manovra molto più aggressiva da parte della banca centrale. Al momento non esistono ragioni economiche per avere una Federal Reserve così espansiva in politica monetaria. Intanto, sempre Trump ha twittato recentemente messaggi di fuoco contro la Cina, rendendo le trattative che si stanno tenendo a Shanghai tra i rappresentanti statunitensi e cinesi ancora più difficili. Altre notizie di giornata: si attende l'apertura di Wall Street per vedere la reazione dei mercati alla trimestrale di Apple pubblicata ieri sera, che ha superato molto bene le attese della vigilia. Oggi in mattinata sono state pubblicate tante cifre macroeconomiche. In eurozona il tasso di disoccupazione si è attestato al 7,5%, il PIL all'1,1% e l'inflazione all'1,1%. In Italia la disoccupazione è scesa al 9,7%, miglior dato dal 2012, ma la crescita rimane uguale a zero. Con questo è proprio tutto. Buon trading!